Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Paola Severino, Ministro della Giustizia. Buonasera, benvenuto Buonasera, Massimo buonasera. Franco, notista del Corriere della Sera. Buonasera. Ministro, allora, partiamo dalle indagini sulla bomba alla scuola di Brindisi, perché volevo chiederle se è stato un bene avere diffuso la foto e i fotogrammi del presunto attentatore? Ma vede, io ho manifestato grande apprezzamento per quei giornalisti che hanno deciso di rendere pubblica la foto, però oscurandone il viso. Perché io credo che nel corso di un'indagine così seria, per un delitto così serio, occorra lasciar lavorare gli investigatori con i loro mezzi e non pensare che la comunicazione al pubblico possa sostituire in qualche modo le indagini. Quindi bisognava forse aspettare un po' da parte degli inquirenti prima di diffondere Ma vede, i questo rischi della filmato? pubblicazione sono tanti, si possono creare false piste, uno può credere di riconoscere in quell'immagine qualcuno che invece non è, e È le quello che è difficoltà, successo, no? che è quello che è successo. E quindi io credo che in queste indagini si debba andare veramente con grandissima cautela, perché credo che la grande pressione, anche giustificata, dell'opinione pubblica non contribuisca ad un'atmosfera serena, e se gli investigatori e i magistrati non possono lavorare in un'atmosfera serena, io credo che il rischio di errori sia elevato. Ecco, c'è stato anche un po' di sconcerto per i messaggi contraddittori che uscivano dalle procure che indagavano su questa vicenda, no? C'è qualcuno che ha parlato troppo? Come mai dalle procure inquirenti, alle procure che indagano, uno diceva una cosa, uno diceva un'altra? Ma diciamo che non ci sono stati contrasti di opinione, piuttosto di diversità nel modo di condurre l'indagine. Io non amo la comunicazione durante le indagini, questo è un fatto ormai abbastanza noto, perché credo che occorra lavorare in silenzio in certi momenti. Altri ritengono che invece la comunicazione possa in qualche modo anche dare soddisfazione a chi richiede un'informazione. Ed è sempre molto difficile coniugare questi due valori, il diritto-dovere di informare e il diritto-dovere di svolgere le indagini rispettando il segreto istruttorio. Ricordiamoci che c'è un'indagine in corso e che l'indagine è segreta. Quindi chiedere sì il contributo quando necessario di chi ha visto, di chi ha conosciuto, ma non rendere pubblici dei dati Ma ha relativi sbagliato chi ha dato le all'indagine. immagini alla stampa? Intanto c'è un reato che si chiama rivelazione del segreto delle indagini e ricordiamoci che è ancora un reato, quindi io un richiamo forte a questi valori lo vorrei fare. Certe norme non sono state poste a caso nell'ordinamento, servono a tutelare le indagini e le indagini non possono essere collettive. Massimo Franco, lo diceva anche il ministro Paola Severino, che la pressione dell'opinione pubblica su un caso come quello di Brindisi è stata ed è tuttora molto forte, no? Perché si vuole arrivare al più presto a sapere chi è il colpevole ed è per questo che qualcuno ha commesso degli errori. C'è qualcuno che ha Ma commesso degli errori? credo di sì, per questo e anche per un altro motivo, perché tra l'altro il ministro giustamente ha detto nei giorni scorsi attenzione a scegliere piste in modo frettoloso, quindi era implicitamente, mi pare, una critica anche agli inquirenti. Io credo c'è stata sì, senz'altro, la pressione dell'opinione pubblica, ma forse c'è stato anche un tentativo quasi inconscio di esorcizzare questo attentato, perché siccome ho l'impressione sia un attentato inedito sia nelle modalità sia nella genesi, si è tentato di dare una risposta immediata. Il magistrato che ha detto sicuramente non è una pista mafiosa, l'altro che ha detto probabilmente è un fo. Esatto. Ecco, questo secondo me nasce anche da una certa impreparazione psicologica e culturale, forse anche investigativa, rispetto a un attentato del quale ancora adesso non riusciamo a capire Sì, l'origine. ma lei Lei si è fatta infatti. un'idea più precisa in questi ultimi giorni, cioè si è parlato di un folle, si è parlato di terrorismo, si è parlato di criminalità organizzata? Dunque, no, intanto volevo dire che più che una critica agli inquirenti,
Io volevo invitare i tuttologi a non lanciarsi su piste che poi creano anche panico nelle persone. È accaduto, per esempio, che alcuni genitori abbiano cominciato a non voler più portare i loro figli a scuola. E allora questo mi sembra che sia un messaggio deviante, quello di dire dovete aver paura della scuola perché nella scuola si può radicare il terrorismo o la reazione mafiosa. Quindi finché non ci sarà chiarezza, io personalmente non ho idea. Mi sembra un attentato molto anomalo. Perché i mezzi che sono stati usati non sono quelli tipici del terrorismo, la situazione nella quale si è operata non è quella tipica della mafia, il gesto del singolo è un po' troppo poco rispetto al tipo di strutture di organizzazione che sono state apprestate. Quindi mi sembra veramente che dare una pista, privilegiare una pista piuttosto che l'altra in questo momento non sarebbe corretto. Ministro Severino, domani il Consiglio dei Ministri si occuperà anche di mafia. Che cosa avete in programma? Dunque, abbiamo previsto insieme al Ministro Cancellieri un'accelerazione dell'entrata in vigore di alcune norme che sono relative al codice antimafia. Non posso entrare nei particolari perché, come sapete, i provvedimenti finché non sono discussi e non escono dal Consiglio dei Ministri non sono pubblici. Comunque si tratta di una normativa relativa alla materia della documentazione antimafia che dovrebbe rendere più stringente la normativa antimafia, ma rendere anche più snello il compito delle imprese che sono sottoposte a queste verifiche. E cioè, più snello, cosa vuol dire? Beh, voi sapete che c'è un progetto che non attueremo immediatamente, ma che è quello del rating d'impresa, che porterà ciascuna impresa ad avere un voto, una sorta di bollino blu rispetto alla posizione che hanno assunto in confronto alla mafia. Noi vorremmo arrivare a questo, anche se non sarà facile, richiederà tempo, e ci stiamo preparando tempestivamente. Ministro, solo una cosa, proprio sulla mafia. C'è stata un po' di polemica, anche un po' di scalpore, quando nei giorni scorsi il procuratore Piero Grasso ha detto che in qualche modo le misure che erano state prese, alcune misure prese dal governo Berlusconi contro la mafia, erano misure da lodare. Volevo sapere se lei condivide il giudizio del procuratore Grasso. Direi che se le leggi vanno valutate tecnicamente e non politicamente, inevitabilmente e effettivamente la mia risposta è sì, sono state introdotte delle nuove leggi antimafia ed erano tutte nella linea segnata da Giovanni Falcone, cioè per esempio aumentare la potenzialità dei sequestri preventivi, delle confische dei patrimoni della mafia, perché con quello si incide fortemente sulla capacità aggressiva della mafia. Le è piaciuta la polemica successiva che c'è stata tra il procuratore Grasso e il sostituto procuratore Ingroia sulla politicizzazione dei magistrati? Che impressione ha avuto di questo scambio? Io non amo questo tipo di polemiche. Per me le polemiche devono essere sul terreno della concretezza, dei fatti, di ciò che si è fatto, di come lo si è fatto, non sull'ideologia. Ministro Severino, oggi il capo dello Stato Napolitano ha detto che sulla mafia ci sono pericoli anche se la situazione non è quella di tanti anni fa. Voi temete imminenti azioni criminali? No, non si tratta di questo. Io condivido pienamente il pensiero del Presidente della Repubblica. Si tratta di non abbassare la guardia perché la mafia ha cambiato metodologia, ha cambiato strategia. La mafia oggi è molto più sotterranea, non compie quegli attentati terribili che compiva anni fa, però sta conquistando territori nuovi, sta conquistando territori del nord, per esempio. È una mafia estremamente accorta nel rimanere sotterranea e nel conquistare imprese, settori dell'economia. Ormai è completamente ripulita rispetto ai reati di origine e dunque è una mafia estremamente più pericolosa proprio perché non individuabile immediatamente. Adesso, Ministro, le faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, che tratta di un tema che è molto caro a lei, ma anche a moltissimi cittadini, a tutti gli italiani per bene, che sperano che ci sia presto una seria, vera legge contro la corruzione nel nostro Paese. Vediamo.
In apparenza, la corruzione è come un crimine senza vittime, visto che normalmente si fonda su un patto tra corrotto e corruttore. Entrambi ne ricavano un vantaggio e nessuno di loro ha interesse a denunciare il reato. Questo spiega perché abbia poco senso misurare il fenomeno basandosi sulle statistiche giudiziarie. Stando a quelle contenute nell'ultima relazione della commissione governativa che se ne occupa, la corruzione si sarebbe addirittura ridotta, perché sono diminuite le denunce e le condanne. Per misurare la corruzione ci sono però altri parametri, meno ufficiali ma più realistici. C'è per esempio il rapporto di Eurobarometro, dal quale risulta che lo scorso anno il 12% degli italiani si è visto chiedere una tangente in cambio di un servizio e che l'87% dei nostri concittadini ritiene che la corruzione sia un fenomeno diffuso. Analizzando questi dati, lo studioso pisano Alberto Vannucci nota che la percezione dei cittadini riguarda soprattutto la corruzione spicciola praticata da funzionari di basso profilo e pesci piccoli della politica. Ma nelle rilevazioni pesano anche le opinioni di esperti, uomini d'affari e imprenditori che hanno invece a che fare con la grande corruzione, quella che investe i vertici politici e amministrativi e riguarda gli affari più rilevanti, appalti, commesse, urbanistica, concessioni e così via. Se le aziende ben condotte e le proprietà più responsabili hanno iniziato a pretendere dai loro top manager comportamenti etici, è anche perché la corruzione ha un costo economico enorme. La cifra di 60 miliardi l'anno che circola da qualche tempo è una semplificazione giornalistica, perché in realtà nessuno è in grado di fare il conto del dare e dell'avere. Il costo sociale è invece sotto gli occhi di tutti, perché di corruzione, come sappiamo, una democrazia può morire e dunque non è vero che si tratta di un crimine senza vittime. Ministro Severino, due giorni fa in commissione è stato approvato il nuovo testo sulla legge anticorruzione da lei proposto, lo si aspettava da almeno 2 anni. Perché è stato così importante aver introdotto il reato di corruzione fra privati? Perché anche tra le imprese occorre rispettare le regole, soprattutto quando le regole sono a tutela della concorrenza leale. Vede, un direttore che amministra i beni della società, un direttore acquisti, può svolgere correttamente il proprio compito selezionando le imprese che dovranno fornire servizi secondo i loro meriti e secondo l'economia della spesa. Se invece le seleziona semplicemente perché gli pagano una tangente, avrà commesso qualcosa non solo contro la propria società, poi questo potrebbe essere punito anche con una sanzione civile, ma qualcosa invece contro un interesse di carattere pubblico, e cioè che le imprese vadano avanti per merito. Ora, ministro Severino, torniamo un attimo alla legge anticorruzione, perché modifica anche il reato di concussione, in alcuni casi ne riduce la pena e quindi anche i tempi di prescrizione. Questo che ripercussioni avrà su alcuni processi, chiamiamoli eccellenti, per esempio penso a quello che vede imputato Berlusconi a Milano nel cosiddetto Rubygate, oppure Alessandro Penati, l'esponente del Partito Democratico, per il caso dell'area Falck? Direi nessuno, perché c'è una totale continuità tra le due norme, quindi non vi è interruzione di legge. Noi tecnici diciamo che c'è una successione di leggi e quindi si passa da un regime ad un altro senza brusche interruzioni. Quindi non è che per esempio per Penati ci sarà una prescrizione prima del previsto per Filippo Penati? Direi proprio di no, è leggermente cambiata la misura della pena per la concussione per induzione, la concussione per costrizione ha una pena comunque molto elevata, la più elevata di quella specie di piramide di cui abbiamo sempre parlato, quindi non mi sembra che ci saranno grandi influenze sui processi in corso. D'altra parte, neanche su quello che vede imputato Berlusconi per concussione, prostituzione. Nulla minorile. Di assolutamente determinante, tragico, risolutivo, come qualcuno ha voluto dire. D'altra parte tutte le riforme incidono su processi in corso, questo è inevitabile. L'importante è comprendere che in quella riforma c'è una razionalità, c'è un'oggettività di ragionamento che prescinde naturalmente da quello che è l'applicazione concreta della legge.
Quindi niente norme ad personam nascoste, come qualcuno polemicamente pensava. Guardi, di aver notato. Di nascosto non c'è stato mai niente. Io ho sempre trattato su tavoli ufficiali, mai sotto i tavoli. Si è sempre saputo con chi mi sono incontrata. Ho voluto fare degli incontri con le forze politiche, ma li ho sempre fatti presso il Ministero, ufficialmente, e tutti sapevano quali erano gli interlocutori. D'altra parte, guardi, io vorrei uscire da questo governo guardando negli occhi esattamente come potevo guardare prima i miei interlocutori, i miei studenti, i miei colleghi, i magistrati e gli avvocati. Ministro Severino, ieri da noi, qui a 8:30, l'onorevole Di Pietro ha chiesto al governo di ripristinare il reato di falso in bilancio come era previsto prima della legge che lo ha sostanzialmente depenalizzato 10 anni fa. Gli vuole rispondere se questo ripristino è possibile? Lo farete del reato di falso in bilancio? Ma guardi, noi già abbiamo discusso del problema in Commissione Giustizia. Dalla Commissione Giustizia sono uscite delle ipotesi un po' squilibrate che adesso spero che in Parlamento si possano riequilibrare. Accade spesso che quando ci sono troppi emendamenti sulle leggi vengano fuori dei buboni informi. Si tratta adesso di trovare la giusta misura. Secondo me non si può ritornare alla vecchia norma sul falso in bilancio, che era comunque una norma che non aveva un equilibrio tra sanzione e valori che erano tutelati, non distingueva tra situazioni in cui c'era danno patrimoniale e in cui c'era solo violazione della trasparenza, quindi qualche modifica comunque rispetto al passato remoto va fatta. Il passato prossimo era un passato di norme che sono state di scarsa applicazione, allora forse trovare una via intermedia tra le due situazioni è possibile dal punto di vista giuridico. Lei si impegnerà per avere di nuovo il falso in bilancio come reato? Sì, modificato, non uguale a quello intendiamoci. Che... Il falso in bilancio è stato sempre un reato anche nel passato prossimo. Si tratta di trovare delle sanzioni efficaci perché e le troverete? Penso di sì. No, niente, sentendo parlare il ministro mi accorgo che questo è un governo non anti-berlusconiano ma post-berlusconiano, ecco, tutto qua, nel senso che questo fatto di Di Pietro dice bisogna tornare e il ministro dice no, bisogna riequilibrare un pochino, ho l'impressione tentino di smaltire tutto quello che c'è stato di troppo da parte di Berlusconi e da parte degli avversari di Berlusconi. Ma vede, io questo lo considero un grandissimo complimento perché di essere bisogna uscire dalla logica del pro e del contro Berlusconi o chiunque esso sia. Un governo deve occuparsi di governare, soprattutto in una fase difficile come quella che stiamo vivendo. Il provvedimento sulla corruzione non è né pro né contro nessuno, è un provvedimento che serve perché l'economia del Paese richiede questi interventi. Senta, sulla responsabilità civile dei giudici, c'è un margine per riuscire a modificare l'emendamento cosiddetto Pini? Che è passato alla Camera con un colpo di mano sostanziale. Io spero proprio di sì. E d'altra parte ricorderete che subito dopo l'emendamento Pini c'è stato un incontro del Presidente del Consiglio Monti e mio con l'Associazione Nazionale Magistrati, un incontro che si è svolto in un'atmosfera estremamente costruttiva, così come si sono svolti i miei ultimi incontri anche a Palermo con l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Perché io credo che comunque il valore dell'autonomia e dell'indipendenza del giudice vada tutelato e che una responsabilità diretta del magistrato incida su questo valore dell'autonomia. Poi bisogna riformare anche dall'altra parte, cioè bisogna fare in modo che il principio della responsabilità sia comunque un principio effettivo, un principio operativo, quindi occorre una riforma equilibrata. Ma niente di punitivo così come lo prevede questo emendamento? Direi né punitivo né esonerativo, bisogna cercare il giusto mezzo. Senta, Ministro, nel suo programma ci sono anche previsti tagli agli sprechi nel settore della giustizia e si prevede anche il taglio di alcuni
piccoli tribunali. Oggi c'è stata una protesta sia del Consiglio Nazionale Forense, cioè degli avvocati, che anche dell'Associazione dei Comuni. Qui che margini ci sono per fare una trattativa che vi faccia fare un passo indietro o è escluso? No, rispetto al tema degli avvocati, delle professioni forensi, noi stiamo elaborando dei progetti. No, ma rispetto al taglio dei piccoli tribunali, alla revisione sul territorio dei... Rispetto, un po' come sulle province, sul taglio delle province. Rispetto al taglio dei piccoli tribunali non si possono fare passi indietro, guardi. La riforma della geografia giudiziaria è una riforma che attende di essere fatta da, direi, un secolo. Noi abbiamo troppi tribunali. Abbiamo troppi giudici di pace, abbiamo troppi edifici, abbiamo dei tribunali che hanno una produttività che è sotto la media. E quando noi troviamo un tribunale la cui produttività è sotto la media rispetto alla popolazione circostante, lo dobbiamo chiudere per un principio di efficienza e dobbiamo trasferire questo tribunale in un altro più grande nel quale concentrare anche le risorse sovrabbondanti che in quell'altro tribunale erano sprecate. Questo mi sembra un principio di efficienza fondamentale nel nostro ordinamento, tutti lo devono capire. Ma a proposito di principio di efficienza, allora sarà d'accordo col ministro del lavoro Elsa Fornero che oggi ha detto che bisognerebbe poter licenziare anche nella pubblica amministrazione. Bisognerebbe poter licenziare anche nella pubblica amministrazione del settore giustizia, secondo lei? Ma mi sembra che intanto il ministro Patroni Griffi abbia già specificato che certamente questo sarà possibile anche nella pubblica amministrazione. Bisogna però aver presenti le differenze che esistono tra il settore privato ed il settore pubblico. Vede, la nostra Costituzione parla di disparità di trattamento non solo quando non si trattano in maniera diversa le situazioni, ma anche quando si vogliono trattare in maniera uguale situazioni diverse. Non c'è dubbio che la situazione dell'impiego pubblico come trattamento, come modalità di accesso, sia profondamente diversa da quella del settore privato e dunque le diversità ovviamente rimangono. Ma una lei prevede maggiore... licenziamenti nel settore della giustizia? Licenziamenti del settore della giustizia no, prevedo trasferimenti di risorse e ottimizzazione di risorse. Nel settore della giustizia non possiamo fare licenziamenti perché abbiamo pochi uomini, quindi avremo bisogno di fare nuove assunzioni, ma soprattutto abbiamo bisogno di utilizzare meglio le risorse che abbiamo, perché se abbiamo dei cancellieri in un tribunale che funziona poco, li dobbiamo spostare in un tribunale che funziona di più. Senta, siamo in ritardissimo, poi dopo anche tu forse avrai ancora una domanda, ma io vorrei devo chiederle su una questione che sta facendo molto discutere, no? Che è il via libera del governo alla discarica di Corcolle, che è a meno di un chilometro da Villa Adriana. Il ministro Ornaghi ha pubblicamente criticato la decisione, lei ha chiesto che questo tema torni in Consiglio dei Ministri e che se ne discuta di nuovo, quindi il governo pensa che farà marcia indietro su questa discarica? Non lo so, io ho trovato molto saggio quello che diceva ministro Cancellieri ieri, cioè discutiamone, perché vedere la documentazione, discuterne potrebbe essere utile per comprendere, soprattutto per comprendere se i motivi della protesta sono fondati o non sono fondati. D'altra parte Consiglio dei Ministri... È stato un po' troppo affrettato il governo su questa questione? No, non l'ha credo. Valutata male? Si trattava di un'emergenza. Quando si tratta di un'emergenza naturalmente bisogna intervenire tempestivamente, altrimenti accade che ci troviamo quest'estate e avremo la discarica completa e non sapremo più che cosa fare. Quindi bisognava intervenire con tempestività. Si tratta adesso di comprendere se i motivi di questa protesta siano meno fondati. È chiaro che ciascuno vorrebbe vedere i rifiuti nel giardino del suo vicino e non nel proprio giardino. Però bisogna vedere appunto se questo desiderio sia un desiderio legittimo o meno. Bene, grazie. Grazie Ministro Severino, grazie Massimo Franco. Do con grande piacere la linea a Corrado Formigli perché c'è il Presidente del Consiglio Monti, ospite nella prima parte della sua trasmissione, quindi non perdetevelo. Noi ci vediamo come sempre domani alle 8:30. Grazie ancora Ministro Severino, grazie, per essere stata buonasera. Con noi.